credo di essere soddisfatti, insomma. 27 anni sono abbastanza, anche perché sono riconosciute generiche, quindi non dovrebbe più scendere la pena. Soddisfatto il padre di Luca Sacchi, personal trainer 19enne, ucciso da un colpo di pistola nel 2019, per la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise del Tribunale di Roma. Condanna del grosso Valerio alla pena di anni 27 di reclusione. La pena più alta, 27 anni di reclusione, a Valerio del Grosso, colui che materialmente ha premuto il grilletto. 25enne a testa per Paolo Pirino e Marcello De Propris, accusati di concorso nell'omicidio. 3 anni e 30.000 euro di multa per l'ex fidanzata di Luca, Anastasia, per aver tentato una compravendita di droga. E vorrei ricordare ad Anastasia che mio figlio è morto perché l'ha aiutato. E questo se lo dovrebbe ricordare a vita. Come la madre, anche lei sa bene che Luca è morto per difenderla, come già affermava pochi giorni dall'omicidio del fidanzato nel 2019. Luca, se magari si fosse nascosto, non sarebbe successo nulla. È il 23 ottobre 2019 quando Luca Sacchi, 19 anni, viene ucciso da un colpo di pistola in quella che in un primo momento sembra una rapina, ma in realtà è tutta un'altra storia. Una storia di droga in cui Luca sembra essere capitato per caso. Una trattativa per l'acquisto di 70.000 euro di erba da Del Grosso e Pirino. A organizzarla, secondo l'accusa, è Giovanni Princi, amico di Luca Sacchi e di Anastasia, che mette i soldi in un sacchetto per il pane nello zaino della ragazza. L'appuntamento con i pusher davanti a un pub nel quartiere Appiolatino, ma i due cambiano idea. Pirino aggredisce Anastasia con una mazza da baseball. Luca reagisce per difendere la fidanzata. Del Grosso gli spara. I due vengono arrestati nell'arco di 24 ore. Anastasia e Princi vengono indagati per la trattativa sulla droga, quest'ultimo ieri assolto. I soldi nello zainetto non verranno mai trovati. Allora, avete sentito le condanne, Marco Piccaluga, vengo da te, ci sono 27 e 25 anni per l'esecutore materiale e per chi ha partecipato all'aggressione, ma anche Anastasia è stata condannata, raccontami tutto. Condannata sì per violazione della legge sulla droga, sicuramente una pena più mite, pene più miti rispetto a quelle chieste dal PM che aveva chiesto per l'omicida, per l'autore materiale del delitto, l'ergastolo, 30 anni e 30 anni per i complici Paolo Pirino e Marcello De Propris e poi 4 anni e 4 mesi per Anastasia. Sono pene sicuramente dure, i genitori l'hanno commentata così, nessuno ci ridarà il nostro Luca, ma giustizia in qualche modo è stata fatta, anche se, ripetiamo, le pene chieste dal PM erano un pochino più alte e sicuramente hanno inciso le valutazioni del giudice riguardo le attenuanti generiche che hanno bilanciato poi quelle che sono le aggravanti. Allora Marco, tra poco sentiremo i genitori che tu hai intervistato qualche ora fa. Ci colpisce che loro, subito dopo la sentenza arrivata a tarda sera ieri, dicano ancora una volta: questa ragazza Anastasia non si è mai più fatta sentire, non si è mai scusata, lei ha vissuto a casa nostra fino a quella notte. Voglio farvi rivedere adesso cosa diceva Anastasia subito dopo l'aggressione e la morte di Luca, quando si pensava nelle immediate ore che si fosse trattato di un tentativo di rapina. Guardate. L'amore, Luca è solo questo, Luca è l'amore. Volevo andare a convivere a breve. Noi stavamo insieme, saremmo stati insieme per tutta la vita. Mi sono sentita una botta dietro qui e credo che ero svenuta. Luca, se magari si fosse nascosto, non sarebbe successo nulla. Ha protetto me. È l'amore della mia vita, lui. È l'amore della mia vita. Il film era un altro perché in realtà, Marco Piccaluga, quello che è successo, da quello che dice anche la sentenza, era un tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di hashish, circa 15 kg. Per questo poi lei è stata condannata, lì doveva avvenire lo scambio. Che cosa dicono i genitori che tu hai intervistato? Come hai trovato Tina e Alfonso Sacchi? L'ho trovati provati, anche se in un certo senso appagati da un senso di giustizia, e nei confronti di Anastasia ancora più delusi. Quasi non le volevano parlare. La delusione massima risulta proprio dal fatto che inizialmente il loro Luca è risultato essere la mente di questa piccola truffa, questo acquisto di droga che andava fatto, ribaltando completamente la realtà dei fatti. Sono contenti invece che proprio la realtà dei fatti sia stata ristabilita proprio in sede processuale, condannando Anastasia e inchiodandola alle sue responsabilità. È lei che ha architettato tutto insieme all'amico,
È lei che con il suo intervento purtroppo ha portato alla morte di Luca ed è lei che con il suo comportamento, cioè quello di sparire, di distaccarsi completamente da una famiglia con la quale aveva vissuto per 5 anni, esatto, ha determinato poi anche l'umore dei genitori. Allora sentiamo cosa hanno detto poco fa, dopo questa sentenza di primo grado e le condanne che vi stiamo raccontando, Alfonso e Tina Sacchi, i genitori del povero Luca. Guardate. Il fatto che noi stavamo dentro queste aule con chi ha ucciso mio figlio, a distanza di un metro, seduti vicino, ed è stata veramente una tortura vederli anche qualche volta sorridenti e sapere che mio figlio non c'è più. Invece loro così tranquilli. Questi 2 anni non si è dormito, si è stato sempre con la tensione. Avevo fiducia della giustizia. Non mi ridanno Luca, neanche con l'ergastolo. Luca non me lo ridanno. Però la cosa principale è che Luca è uscito per il ragazzo che era. Luca era uno sportivo. Luca odiava qualsiasi droga, il fumo, l'alcol, tutto odiava. Su Anastasia poi si è detto di tutto e l'unica forse cosa che voglio dire è che l'avremmo preferita al nostro fianco e avrebbe accorciato anche i tempi dei processi. Sinceramente a lei non ci penso, io penso solamente al fatto che comunque cioè a come si è comportata con noi. Questo ci ha fatto veramente male. Io mi aspettavo magari diversamente, no? di combattere insieme questa cosa e invece no, ci siamo trovati con lei proprio distaccata, proprio quasi a combatterla contro. Sì, purtroppo è stato così. Quella pallotta la poteva prendere chiunque perché l'ha preso proprio il mio Luca, capito? Mi sento come un leone ferito, penso che se al leone gli tocchi un figlio ti aggredisce. Io mi sento così in questo momento e non mi sento di perdonare nessuno. Bisogna vedere dopo, quando lui in carcere, se li farà tutti questi anni, se avrà ancora un pensiero di lui, su Luca e su di noi, una lettera, qualsiasi cosa. Allora lì forse magari capirò che forse sarà pentito di quello che ha fatto, ma prima no,